fatto tipo 33 iscritti, raga. 200, sì. Allora, non ti devo parlare.
Raga, mi sentite? Scusate, raga, stavo facendo una cosa proprio con le speedy. Raga, ho scritto anche più barzellette, perché se volete raccontatemi delle barzellette o delle cose che volete voi. Ora che devo fare una bella partitozza, dai, una sì. E tutta la squadra con questi contratti. E com'è che si fa? No, sì. Azioni era, ah, ecco perché. No, Raga, adesso siamo a 9. Sono più forti. Va, ok. Non ho ancora capito com'è. Captain Blazer, non so cosa giocare. Raga, casomai stasera ho una live tattica. No, 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 se no, se no, no. Raga, lui ci interessa molto, La già. Ragazzi, sono solo i live. Ci sono, sono io, il Livez. Peccato, però. Tanto, raga, i commenti li leggo comunque. Sì, bro, ora le faccio. Se mi dai un secondo che devo riscatto la ricompensa e giochiamo. E mi metti mod. Bro, il mod bisogna guadagnarselo. Papà. Raga, non c'abbiamo niente. 7000 crediti, possiamo comprare pochettino oro. Invia tutto, raga, noi abbiamo bisogno di tutto. Bella Giuseppe 89, ragazzi, sempre mitici siete voi che supportate questo canale, raga, veramente vi sto adorando troppo. Raga, sapete cosa? La connessione è un po' brutta, quindi sapete cosa facciamo? Cioè così, guardate. Raga, giochiamo col Chievo. Raga, simuliamo questa partita perché... Quanto dobbiamo? Bro, se tu trovi gente, ma non è FIFA 19, notes. No, bro. No lux. No lux. Raga, simuliamo la partita anche se le perdiamo, amen. Finora ne ho simulata una e l'ho persa. Raga, aspettiamo un attimo, tanto ci vuole poco. Vabbè, 2-2. Fatto gol Birsa e Castro, sì, sono di solito i due che fanno gol comunque. Raga, like, iscrizione, condividete se volete fare una partita con me quando gioco a qualcosa che sia bello, che a voi piace. Hai un minuto per...
No, Poppy, sto facendo la live. Ti volevo dire che ora, ora gioco Chievo-Bologna. Guarda te, vuoi bere? Sì, grazie. Qui mi va la polvitiera. Come esce già sosso. L'ho preso nuovo prima. Ah, l'ho preso. Vuoi ancora? No, grazie. Che cos'è? Ma belle ste cose. No. Che raga, andiamo avanti. Ok, vedi anche. Ok, vedi. Bro, sì, per quello sì, ma. Non ho presente. Non ho nessuno per ora. È tutto pronto. Ci riguardo, subito proprio. Verona e Bologna. Il Chievo, squadra che cerca il riscatto con la parziale delusione per il pareggio ottenuto contro il Crotone, vengono da un 2-2. Raga, Bologna-Chievo inizia così. Questa è la formazione iniziale del Chievo. 4-3-3, il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta. Attenzione, che c'è il pistolero Piontek. Emanuele Giaccherini. Aia. Raga, voglio Pulgario. Vorrei anche Sansone, sarà un bel po' di gente. Masina, Sorrenti. Raga. Sorrentino. Se ne esce dalla porta. Potrebbe tirare, ma il Bologna non lo fa. No. Dai, qualcuno che arriva lì, ma muovetevi però. Santo Cristo. Grande Sorrentino. No, cosa fai? Ha preso faccia tipo mano, non ho capito. Ancora il Bologna, il Chievo si salva. Tira via. Lo sapevo. Tifi Milan, io sì, no bro. Raga, ma perché il Bologna? Bologna, raga, ha preso meno gol di tutte le squadre. Questo sarà un vero problem. Walter Beers. Raga, Bastien mi piace tantissimo. Pallone per Castro. Castro avanza. L'allunga per Walter Birsa. Attenzione. Palla al centro. Il pistolero Piontek sbaglia. Giaccherini bassissimo. Ci prova di testa. Attenzione perché abbiamo sempre Temaili. Mamma mia, Temaili. La palla per Castro. Cacciatore. Bastien. E Temaili carica il mancino. Gol. Mamma mia. Miracolo del portiere. Siamo ancora 0-0. Chievo Bologna. Walter Birsa. Cacciatore, vede il taglio del pistolero. Pallone fuori. Prova a ripartire il Bologna con Andrea Poli. Matti a destro. Intervento tempestivo del difensore che si sfida per la prima volta i suoi ex compagni. Un po' la partita del cuore per lui. Interessante vedere se si comporterà con la sua vecchia squadra. Adam Masina, è vero, ricordiamo che è stato preso dal Bologna. Guadagno rimesso laterale, Adam Masina, il pallone per Giaccherini. Giaccherini cerca di sfruttare Masina. Giocatori del Bologna coscono molto bene Adam Masina. Attenzione, perché c'è Simone Verdi che avanza. Verdi. Ciao caro, di un po'. Castro, c'è il tocco sulla fascia, perde palla. Castro, arrivano le torri per cercare di sfruttare questo cross. Calcio d'angolo. Tifosi ospiti certamente insoddisfatti per l'atteggiamento della squadra di casa e per le continue interruzioni. Capisco la loro frustrazione, Pier, speravano di ottenere un altro risultato. Oggi è la tattica.
caratteristiche della squadra avversaria non fa che aumentare i loro rimpianti. Tocca per il compagno. No, proprio non vanno le cuffie. Esatto. Perché ogni volta che le stacco dopo fa un contatto e non vanno più. Manca completamente lo specchio della porta. Ok. Che raga, sono ripartite le cuffie, credo. Leggi su Ebro. Aspetta. Mi sono anche potenziato lo zaino. Ho 20 di spazio. Bro, io di spazio ne ho 140. Cioè, ho 140. Attenzione. Perché c'è Castro? Giancarlo Gonzalez. Poli. Riparto in campo aperto. Dai dietro al compagno. Occhio qui alla ripartenza. Palla in verticale sull'attaccante. Puntuale qui il difensore grande Adamasina e Temaili a 3 minuti per far la differenza. Temaili serve Giaccherini. Oh, fa dai, era fallo. Mannaggia questo Bologna, raga. 0-0 primo tempo. Ma gli altri non li ho letti. No, 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 no. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Walter Birsa, Adamasina e Temaili. Attenzione, Temaili il pistolero. Intercettato bene il passaggio, non voleva pollo. Walter Birsa è il pistolello che perde il pallone. Allora va Simone Verdivola, vola fino in fondo il cross per Di Francesco. Castro Baglia prima ma poi Castro. Allora Giaccherini va e Temaili si ferma. Arriva Mbaye che gli sottrae il pallone dai piedi. Destro. Bastien. Walter Birsa. Piontek. Walter Birsa. Birsa ancora lui. Vola. Ecco il quarto uomo che segnala il cambio per il Bologna. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. E Temaili. Temaili. Che filtrante per Giaccherini. Che rientra sul destro. Incrocio dei pali, non ci credo. C'è ancora Castro però. Non la trattiene. No, raga. Abbiamo preso un incrocio dei pali pauroso. Il tiro a rientrare è veramente, veramente bello. Tomovic, il pistolero Piontek per Giaccherini. Aia. Attenzione perché il Bologna va avanti. Poli. Tomovic. Bastien. Piontek. Pallone per Temaili che sbaglia, manca un quarto d'ora alla fine. E dopo il predominio del Chievo per buoni 10 minuti, ecco il tiro di Palacio. Va giù Bastien ed entra Rigoni, raga. Bastien non ha dato molto, però ha marcato.
Tomovic, ecco l'Origoni, è fresco, cerca subito la skill per Temaili, che sbaglia, recupera, e Temaili cerca il pistolero ma sbaglia, attenzione, e Temaili la tocca. Raga, ma non basta, perché c'è Poli contro il portiere sorrentino. Poli tira fuori e il Chievo si salva. Tomovic, Jaroski, Rigoni, attenzione, incredibile. Adam Masina e Tomali, pallone arriva da Giaccherini che cerca il filtrantissimo per Piontek ma non va. Attenzione Castro, facciamo iscritto ricambio, non si vede tanto bene, no bro, sì che si vede bene, è la tua qualità. Ecco Temaili, e Temaili non la blocca. Bella Maxuka Hector. Ora raga, andiamo in partita mentre aspetto che mia mamma torna in camera, che se non sentite parlare. Maxuka Hector, anche se ci sono i miei genitori in casa, bro, va bene. Per 10 euro lo faccio. Il grande calcio è di nuovo protagonista e come sempre con me c'è Stefano Nava. Ciao Pier, non vedo l'ora che la partita cominci e scommetto che anche i nostri amici a casa sono curiosi di assistere a questo match. Questa è la formazione iniziale del Chievo. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro dalla difesa avversaria. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma.
hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso. Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli esterni, prevedo duelli infuocati sulle fasce. Occhio al suo movimento. La mette lunga sul palo, si salva di pugno. Tentativo di chiusura. Non è questa l'Inter che si aspettavano di vedere i tifosi nerazzurri, squadra lontana dai trionfi in Italia e nel mondo, che fatica a ritrovarsi in campionato. I tifosi speravano che l'avvio di stagione sottotono fosse ormai alle spalle, e invece il rendimento della squadra non è migliorato nel frattempo, compromettendo le loro chance. Di puntare al titolo. Bro, appena che ho detto che appena va via mia madre lo faccio. E dire che la vigilia erano tra le favorite per la vittoria finale. E te mai. Giaccherini. Occhio, cerca l'area di rigore. Lo ferma, ma non controlla. Castro. Prova da casa sua. Fuori di poco e sarebbe stato un gol fantastico. Gunnarsson. Rasa Raingola. Dzeko. Robben. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore. Bro, guarda, un minuto che mia mamma va via e ci sono. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ci sono metri a disposizione. Gunnarsson. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Daniele De Rossi. Florenzi. Roma che attacca ancora lateralmente. Attenzione a Dzeko che è solo. Strepitoso qui il portiere sulla conclusione a botta sicura. Ma era gol, Pier. Ma non so come abbia fatto a prenderla. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Palla in out, sarà calcio d'angolo per la Roma. Diamo un'altra occhiata. Bro, alle 9 più o meno mia mamma va. Cioè, torna di là e quindi dopo raga lo faccio. Raga, lo faccio solamente per voi, signori. Like e iscrizione se lo volete. Occhio al corner. Gunnarsson. Buono l'anticipo del difensore. Rimessa laterale per la Roma. Perotti. La traiettoria verso il centro. C'è l'intervento di pugno. Mai. Si avvicina all'area. Palla vagante. Dzeko. Hanno metri a disposizione. Buona l'intuizione qui. Attenzione a Robben. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Beh sì, non è stato. Conclusione all'altezza. Thomas Palma, sì, me li dona veramente. E ti volevo chiedere se tu avevi. Se tu avevi PayPal o per donarmi puoi solamente donare PayPal. Quindi o sei onesto o bro, cioè ti faccio. Cioè bro, non, guarda, non me ne frega più niente, ti puoi pure disiscrivere. Devi essere onesto di. Guarda bro, piuttosto non ho PayPal, però tipo ti regalo una PS card o qualcosa del genere. Basta che bro sei onesto. Gunnarsson. Ci saranno due minuti di recupero. Berza. E te mai. Guadagna metri. Intervento decisivo.
e si chiude qui il primo tempo, 0-0 alla fine dei primi 45. Sono le 21. Raga, 3 2 1, porco Dio, bro l'ho fatto. Dimmi che si è sentito, ti prego. Raga, i miei non mi hanno sentito. Raga, voglio sentire se si è sentito abbastanza, eh. Perché io, raga, ho urlato, però. Meno male. Fa vedere. Bro, l'ho fatto. Quindi qua. Sono le 21. Sì, no, raga, si è sentito. Bro, voglio la donation. No, raga, tame. Mi senti? Oh. Mi senti? Già è de trans. Raga, l'ho detto. Porco Dio! Hanno detto. Porco Dio! Sì, raga. Bro, i soldi. I soldi, bro. Bro, mi contatti su Instagram. Bro, su Instagram. Trovi come Ferrari Gamer. Bro, il numero della realtà non lo so neanche io. Perché ho cambiato numero, bro, senza scuse ieri l'altro. Anzi, domani mio padre lo trova. Domani ce l'ho. Dai, bro, però. Raga, volete scommettere che è andato via? E non mi danno i soldi. Io, raga, ci scommetto, Bro, tu vai lì dove c'è scritto live FIFA, divertiamoci di più. C'è la freccettina, quella piccolina. Clicchi lì. Da streaming avviata. 37 minuti fa, c'è https://streamlabs.com/ferrarigamer, qualcosa del genere, tu lo clicchi. Bro, no scuse. Ok, ciao, non dono, ci sono. No, bro. Vedi, bro, fai... Your nickname, metti il tuo nome,
Poi fai donna emotion. Fai donna emotion 10 euro. 10. Donat messaggi, scrivi ecco libro per te, o scrivi qualcos'altro. You are donation GIF, e clicchi la GIF. Poi sotto ti dà pure your effect, tipo masala, confettini, donate. Poi bro, clicchi donate. Bro, ti dico già che se non lo fai poi... vabbè, dai, sì, raga, non c'è più voglia di giocare a me. No, bro, tu adesso doni. Bro, tu adesso doni. Ah, sì, no. No. Bro, voglio la donation. Raga, abbandonato. Sì, raga, dopo gioco. Non so il live, ma gioco. Fanana, Sonic, no. Fanana, looking for. Na-na-na. Looking for. Na-na. Raga, comunque questi raga sono i classici bimbi, bro. Bro, se sei un bimbo hai fatto bene. Se bro hai le palle devi donare, che è solo un euro. Bro, voglio che tiri fuori le palle io. Raga, la chiusa. Cosa te lo prometto, cosa? Per far cosa? Non looking for one. Looking for power, non looking for me. Va bene, 4 euro, bro. Va bene anche per un euro, basta che mi dici cosa. Vuoi che per un euro ti dico in casa cosa ho, tipo mi vuoi far mangiare delle cose schifose? Alzo la mia streaming con la faccia. Ho delle... Cosa sono? Ho delle cipolle dorate stra super 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 piccanti che non riesco neanche a dargli un morso. L'altra volta gli ho dato un morso e mi lacrimavano gli occhi. Poi ho
Gente, perché dopo c'è tipo il tartufo che tipo devo mettere, che non so, sopra della pasta che sto mangiando, tipo il tartufo. Poi c'è la cosa che più odio, che è il pepe nero. Bro, sono queste. Pure vuoi che tipo mangio, sto per dire il calcare, vuoi che tipo mangio un cucchiaio tipo di maionese, che raga la maionese mi fa star male, vi giuro. Il ketchup, raga, mi date un cucchiaio di ketchup e ve lo butto giù come una scosa. Maionese no. Se no, raga, c'è una pastina tedesca che ha portato mia mamma, che fa di un schifo, che beh, lasciate stare. Ci sono dei semplici biscotti che boh, mi piacciono e no. Poi ci sono dei marshmallow, che io, raga, i marshmallow li odio fin da piccolino. Quindi c'è, bro, se mi dici per ogni uno che ne mangi ti danno 4 euro, bro, ne mangio uno a fatica, ti giuro, che mi fa schifo. Queste sono le cose che ti ho elencato. Tu prima mi dici tipo, guarda, una cipolla. Noi, raga, abbiamo la streaming tutto a posto. Tu, bro, mi segui, attivi la campanellina, mi raccomando. Io mangio un pezzettino piccolo e tu mi doni 1 euro per farmi vedere che non scherzi. Dopodiché io la finisco e mi doni gli altri. Secondo me, raga, già chiuso la live, non secondo me. Secondo me è così, che è tutto completamente diverso. No, non l'ha chiusa? Ok, vai, bro, dimmi cosa. Na 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 na. Wa para 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 pam pum pam pam. Bro, se no anche tipo, che ne so, fare, raga, però le partite forti ultimamente sono un po' difficili. Scritto ricambio, giuro. Bro, dimmi cosa, dimmi quanto, perché bro, se mi trolli sappi che puoi andarti negli altri canali. Bro, io lo faccio solo per vedere, perché se tu mi dai fiducia, quindi mi doni, io ho fiducia in te, quindi la prossima volta mi puoi chiedere qualcosa di più e puoi donarmi tipo anche solo 1 euro e dico, dai, vabbè, senti, bro, che me frega, ma hai offerto il caffè, va bene già così. No, bro, no, ti prego, no. Dai, bro, un cucchiaio di maionese meno, ti prego. Dai, bro, cambio, ti prego, dimmi maionese. Cipolla piccante, no. La cipolla piccante, no, bro. Come hai fatto ad attivare le donazioni? Bro. Se tu mi doni, te lo dico solo a te. No, no. Quindi, bro, io ne mangio un pezzo, tu mi do... Allora, accordi. Ne mangio un pezzettino, un terzo, e mi doni 1 euro. Poi intanto mi doni gli altri e io la continuo a mangiare. Bro, ci stai? Dimmi sì o no, subito. Bro, subito, raga, like e iscrizione, perché adesso mangeremo la cipolla, quelle piccantissime che, raga, mi fanno piangere gli occhi. Vi giuro che... Anzi, bro, se mi metto una benda è meglio, perché sennò mi piangono gli occhi. La cosa impossibile, raga, abbiamo 4 spettatori, lui dovrebbe ancora essere qua. E vediamo se mi risponde. Secondo me, raga, sta scrivendo tipo, guarda che... Cosa è successo qua? Bro, cosa sei? Già andato via? Raga, chissà perché quando inizio a dire, bro, guarda che se faccio così mi devono 1 euro e gli altri dopo, chissà perché, raga, non lo fa nessuno, Raga, io mi chiedo il perché, no? No, 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 no. No 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 no.
Sì, bro, la cipolla, ok, ma parliamo di soldi. Che se ne mangi un terzo, un euro e poi gli altri, pure la devo mangiare tutta e dopo mi dai soldi, così tu non è vero che non mi dai soldi e vuoi far solo soffrire. Na 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 na. Bro, perché quando si parla della domanda soldi un pezzetto tu la giri, bro? Non far così, fidati. Sei sgamabile, bro. Guarda che tu, bro, 4 euro me li potresti donare subito. Poi dopodiché richiedi rimborso, io te lo accetto. Bro. Però non puoi non scrivere niente facendo finta che tu ora speri che io sono talmente scemo che apro la live facciale. Ora dirà, sinceramente... No bro, e non puoi. No bro, credito residuo non c'ho neanche l'opzione. Bro, non so come vuoi, fa vedere. Raga, 336 iscritti, madonna, raga. Raga, stiamo salendo come dei folli pazzi proprio. Tu bro, clicchi sotto, clicchi Streamlabs e cazzate varie now. Your nickname. Raga, mi potete donare con tutto quello che volete. Ogni moneta che volete. Bro, raga, avete la possibilità tramite PayPal.
Raga, pensate che se mi donate 6 euro... Raga, pensate che se mi donavate 6 euro... Raga, mi potete donare anche attraverso PayPal. Raga, raga, già arriva. Raga, tra stasera escono i video alle 10, credo. Un secondo.